Questa è la fiera delle banche. BNP Paribas, Banca d'Italia, Deutsche Bank, Unicredit. Qui si riunisce il gota della finanza e del mondo bancario italiano. Alessandro Profumo, ex McKinsey, ex amministratore delegato di Unicredit, oggi presidente del Monte dei Paschi di Siena. Federico Ghizzoni, attuale amministratore delegato di Unicredit. Luigi Abete, presidente della Banca Nazionale del Lavoro e membro dell'Aspen Institute. Antonio Patuelli, ex sottosegretario nel governo Ciampi e presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia dopo Mario Draghi. Qui le maggiori banche, i maggiori dirigenti sono riuniti per parlare del sistema bancario italiano. In cima a tutto, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Il governatore Visco ha spiegato in una nota che il decreto che regala 7 miliardi e mezzo alle banche non farà uscire neanche un euro dalle tasche dei cittadini o dallo Stato. Abbiamo preso quel documento, lo abbiamo studiato e ce lo siamo fatti spiegare da un esperto. Alfonso Scarano, analista finanziario indipendente. I 7,5 miliardi della rivalutazione sono già nel bilancio della Banca d'Italia. Erano iscritti come fondi di riserva, ora entrano nel capitale sociale. Che significa? Allora, prima erano fondi di riserva e quindi avevano una funzione pubblica, e che è la funzione pubblica della Banca d'Italia. Quindi per i cittadini. Per l'euro, per i cittadini. Ora entrano in capitale sociale, quindi sono stati spostati da una funzione pubblica a un capitale privato. E i 450 milioni l'anno? I 450 milioni sono un dividendo, il nuovo dividendo, il limite massimo del nuovo dividendo, che diventerà di fatto una rendita perpetua per le banche azioniste. E vuol dire che 450 milioni verranno staccati, o un po' meno, ogni anno a favore delle banche azioniste. Quanto valgono sul mercato? Quanto può valere sul mercato una rendita di 400 milioni l'anno? Un calcolo tra i 45 miliardi e i 22 miliardi e mezzo spostati a favore delle banche. Prima andavano a riserve, funzione pubblica o allo Stato. E adesso invece? Alle banche. Quindi è la stessa Banca d'Italia a dirci che con il decreto circa 30 miliardi di euro passano da conti destinati ai cittadini alle casse delle banche. E le banche ringraziano. Governatore, permette una domanda? Barone della Sette, governatore? Permette, scusi. E 400 milioni di euro l'anno? Sa quante scuole si possono fare? Perché dice che i cittadini non ci mettono una lira? Perché scrive questa cosa? Governatore, perché non risponde? I dividendi della Banca d'Italia comunque sono dei cittadini. Lei non riesce a cogliere la differenza. Sì, ho capito che è un vantaggio, c'è un vantaggio per tutti. No, però... ma lei vede il vantaggio per tutti. Però lei non mi neghi, sono soldi dei cittadini oppure no? Sono i soldi della Banca d'Italia e degli azionisti. E di chi sono le riserve? Sono i soldi della Banca d'Italia e dei cittadini della Banca d'Italia. E quale Banca d'Italia, come azionisti, dice il governatore che gli apporti dalle riserve permettono di accapitare. Ma non c'è problema. Lei vuole spostare l'attenzione. Lei vuole spostare l'attenzione a un problema specifico, dimenticando l'interesse generale del paese, che è quello di finanziare le piccole imprese, cosa che con questa operazione si fa. Quello lo vedremo, non è mica vero. Scusi, Ghizzoni, posso fare una domanda sul decreto Banca Italia? Solo una cosa, contenti? 1,5 miliardi di guadagni? Diamo un... della rendita annuale, non siete contenti? Festeggiate? Stiamo chiedendo a chi è competente di spiegarcelo. Soltanto capire che significa spostare dei soldi, dei fondi di riserva al capitale sociale, se ha alcuna influenza o meno sull'interesse pubblico oppure no. Cioè, stiamo cercando delle persone competenti, siamo venuti qua apposta per riuscire a parlare con chi è in grado di spiegarci. Ma io dico semplicemente capire, siccome non si scioglie questo dubbio, se sono soldi pubblici che vanno alle banche oppure no. Perché non dirlo? Io ti voglio bene. Hai il microfono acceso, lui sta riprendendo, sono delle cose. Ti ringrazio e va bene così. No, va bene per lei, non va bene per noi. Cioè, perché non potevamo fare una domanda? Questo signore, Paolo Balice, presidente dell'AIAF, preferisce non fare l'intervista. Ma sentite cosa ci dice. Non ci rendiamo conto che se le banche non stanno bene,
Sì, ma lei sta spostando l'argomento sempre su altro. Certo, dica, io non le voglio rispondere, io la chiudo lì. Sa, gabbia, di trattare argomenti complessi in maniera un po' superficiale. Ma almeno li trattiamo, voi non li trattate neanche. Io le faccio una domanda, lei mi cambia argomento. Cioè, lei ce la può dire che questi sono soldi pubblici. Sono tolti dalle riserve e sono messi a capitale. Vuol dire toglierli da una finalità pubblica e dare una finalità privata. Ma scusi, tra capitale e riserve sono la stessa cosa. È la stessa cosa, le riserve della Banca d'Italia sono delle banche? Riserve e patrimonio, il patrimonio è fatto da riserve più capitale. Cioè lei ritiene che le riserve della Banca d'Italia sono private tanto quanto le quote che vanno alle banche? I 400 milioni l'anno di rendita. Guardi, sempre riserve e capitale formano il patrimonio, che sono, hanno la stessa tutorialità. I 400 milioni di euro all'anno che vanno alle banche, ogni anno, quanto valgono? No, non sono una rendita perenne. Non valgono dei 20-40 miliardi, sa quante scuole si possono fare?